L'epigenetica è quella scienza che studia le interazioni dell'ambiente, dei cibi di cui ci nutriamo, dell'aria che respiriamo, dell'attività fisica che facciamo e persino dei nostri pensieri con l'espressione dei nostri geni. Ovvero sia, sì, noi abbiamo una genetica ben predeterminata, ma tramite appunto i nostri comportamenti, ma anche l'ambiente nel quale noi viviamo e dal quale quindi siamo influenzati, questi geni possono essere silenziati oppure maggiormente espressi. Da qui proprio il termine epigenetica dal greco epi che vuol dire sopra, cioè vuol dire che nonostante una base genetica fondamentalmente alla fine può prevalere la componente epigenetica, cioè nel senso che non necessariamente il destino è nei nostri geni, ovviamente però la genetica predispone, ma noi possiamo invece determinare il nostro destino con i nostri comportamenti. Questo credo che sia una cosa molto importante da sapere, che non ci permette quindi di rassegnarci appunto delle situazioni che ci sembrano eh, diciamo ormai decise proprio da una nostra costituzione. Però io credo che è importante anche conoscere queste predisposizioni genetiche per poi poter intervenire in maniera specifica epigeneticamente. E la medicina funzionale è proprio questo che fa. La medicina funzionale attraverso tutta una serie di test specifici, partendo da un anamni, cioè da uno studio della persona, approfondito da una, dalla storia appunto della persona, partendo addirittura dai trigger iniziali che hanno quindi determinato un determinato processo evolutivo in quella persona, praticamente porta ad un approccio che è quello cosiddetto delle 4 P, che sarebbero quindi quelle di una medicina che sia predittiva, fondamentalmente grazie appunto a tutti i test preventiva, quindi una medicina finalizzata al mantenimento della salute, a evitare la comparsa della malattia, non tanto ad aspettare che la malattia compaia e intervenire poi cercando di curare la malattia come fa la medicina convenzionale con dei farmaci che poi spesso non curano neanche, ma semplicemente sopprimono il sintomo, mentre la medicina funzionale, che io definisco la medicina del why, cioè del perché, è la medicina che va a scoprire il perché di un problema e va quindi alla ricerca di soluzioni per rimuovere il problema. La terza P è personalizzata e ovviamente sappiamo che ormai la medicina di precisione necessita una personalizzazione dell'intervento medico, perché non siamo tutti uguali, siamo, abbiamo costituzioni diverse, viviamo in contesti diversi persone più o meno giovani, persone di sesso diverso eccetera e quindi è necessario un intervento personalizzato e partecipativa nel senso che l'individuo deve essere anche reso conto proprio della sua situazione e deve essere in grado di decidere il percorso preferibile insieme al suo terapeuta. Nell'ambito appunto di questi test ai quali ho accennato trovo a grande spazio per esempio il test epigenetico S-drive è un test che si basa praticamente su un prelievo di bulbi di alcuni capelli che vengono analizzati da un server che è in grado di registrare le frequenze elettromagnetiche e da lì capire se ci sono degli squilibri a livello di sistemi, di organi, carenze di vitamine, minerali, amminoacidi acidi grassi, presenza di batteri, interferenze elettromagnetiche e quant'altro. Un altro test che senz'altro fa parte di un approccio di medicina funzionale, è il test che si basa sul studio del metaboloma, cioè la metabolomica. Il metaboloma è praticamente quell'insieme di sostanze, diciamo di micromolecole che derivano dai processi metabolici e biochimici dell'organismo, che quindi andando ad identificare ci dà la possibilità di capire appunto, se ci sono delle carenze, se ci sono degli squilibri a livello appunto di determinati percorsi metabolici e biochimici e quindi ci permette di intervenire in maniera specifica su quei percorsi integrando, eh, migliorando l'alimentazione, inserendo magari vitamine, minerali, aminoacidi che mancano. Gli acidi grassi già vengono magari analizzati con la lipidomica e per quanto riguarda gli aminoacidi, io più di 30 anni fa Avendo frequentato un percorso di studi negli Stati Uniti a Los Angeles, ho avuto contatto di un test che era l'amminoacidogramma, che permetteva la valutazione degli aminoacidi nel sangue. E, oh, io poi dall'Italia mandavo i, i campioni in America, mi arrivava il referto, però era una cosa molto lunga e anche molto costosa, poi in Italia ho riuscito a trovare un laboratorio che mi faceva questi test. Quindi oggi però invece nell'ambito dei test metabolomici tutte queste valutazioni sono comprese e quindi ho un costo molto più abbordabile. Quindi se veramente vogliamo fare una medicina personalizzata, utilizzare dei test come il test S-Drive epigenetico o come la metabolomica, senz'altro sono un grande aiuto per il professionista che vuole veramente fare una medicina personalizzata. Per cui vi invito a partecipare al convegno epigenetica e metabolomica che si terrà il 3 marzo a Borgaro di Torino. In quell'occasione io terrò una relazione appunto sulla medicina funzionale nell'era dell'epigenetica. Vi aspetto!